Ringiovanire un volto, nella mia filosofia di lavoro, è quello di ridare volumi, ripristinare il tono del viso senza mai trasformare. Questa mia filosofia l'ho concretizzata nel 2015 quando ho pubblicato su riviste internazionali scientifiche la mia tecnica Cepy & Microcepy, Superficial and Nasal Free Fat Injection. Bene, questa tecnica andava a sfruttare queste capacità per dare appunto una azione rigenerativa anti-aging del volto. Si differenziava dalle altre tecniche perché in questa tecnica non c'è bisogno di manipolare il tessuto prelevato, perché viene prelevato già nelle dimensioni corrette, i cluster cellulari sono già nelle dimensioni corrette grazie a queste speciali cannule che permettono un prelievo di tessuto già a cluster ridotti e quindi già fluido, già pronto per essere impiantato. Al contrario di tutte le altre tecniche precedentemente pubblicate che prevedevano sempre una manipolazione del tessuto e quindi inevitabilmente una perdita in cellularità di questo tessuto. Il problema qual è stato? Che il medico estetico, che non ha particolari skill chirurgiche, si trova in difficoltà nella fase di prelievo di questo tessuto. E nasce quindi quella che è stata la mia idea iniziale, cioè permettere al medico estetico, al collega che non ha una skill precisa nell'intervento di liposuzione, insomma, dargli a mano un device, un prodotto che gli permettesse di fare questa terapia nel proprio ambulatorio. Questa guida si è sviluppata e, come vedremo, la guida iniziale del 2017 è completamente diversa dalla nuova guida che abbiamo voluto chiamare 3.0 che abbiamo oggi in questi kit. Ma gli altri due aspetti fondamentali della mia idea di questi device e di questi kit era quindi avere una guida per permettere ai medici di fare questa procedura in maniera semplice, sicura ed efficace, ma avere anche tutto il materiale completamente monouso, disposable. Il terzo punto fondamentale di questi kit dovrà essere tutti all in one, cioè dovrà essere tutto il materiale all'interno del kit. Io capisco presto che ho bisogno di un aiuto, di qualcuno che tecnicamente mi possa aiutare a sviluppare questo nuovo prodotto. Ecco quindi che coinvolgo in questa avventura, in questa idea, un mio carissimo amico, ingegnere, l'ingegner Brandoli, che mi aiuta a partire dal 2018 a sviluppare questo kit, ma soprattutto a sviluppare il design e la produzione di questa guida. I kit di Cepy Line con il loro basso costo possono raggiungere veramente ampi strati di popolazione. Tutti abbiamo un po' di grasso da qualche parte, tutti abbiamo le staminali, tutti abbiamo la possibilità di autocurarci con le nostre risorse. Ho subito cominciato quindi a lavorare sull'ottimizzazione della guida, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista funzionale, ma subito mi sono reso conto che la stampa 3D non era la soluzione giusta per il nostro problema. Sono entrato nella fase dello sviluppo del kit 2.0 e abbiamo continuato a lavorare sul kit 2.0 con la stampa 3D proprio per sfruttare la sua caratteristica, quella di riuscire a fare grandissima prototipazione. Abbiamo iniziato una fase di ascolto, veramente ascolto consapevole e inconsapevole di quelli che erano i primi utilizzatori e ci siamo resi conto delle numerose criticità, il ferma stantuffo che aveva dei grossi problemi di stabilità, la larghezza della guida stessa che non consentiva appunto di avere la stabilità richiesta se non in mani già esperte. E questo ha consentito appunto via via di migliorare la guida e passare appunto dalla 2.0 alla 3.0. La 3.0 doveva essere il prodotto finale, un oggetto senza compromessi, e abbiamo preteso che la produzione di questa guida fosse appunto fatta in camera bianca ISO 8.
In questo c'è stato fondamentale l'aiuto che ci ha dato la Regione Emilia-Romagna, dove abbiamo vinto un bando regionale per start-up innovative in cui ci siamo classificati al primo posto, che ci ha dato una grossa mano per appunto affrontare il grosso investimento dello stampo. Il mercato della medicina rigenerativa era pari a 16 miliardi di dollari nel 2016 ed è previsto a 85 miliardi di dollari nel 2030. Il tasso di crescita è quindi un raddoppio ogni 4 anni. Siamo ancora in crescita esponenziale e questo in tutti i paesi del mondo, Stati Uniti, Europa, ma soprattutto con dei tassi di crescita ancora più interessanti in Asia. Nel 2017 e il solo mercato americano ha previsto 2,6 milioni di operazioni di riempimento e quindi di filling. Cephiline ha un grosso patrimonio di proprietà intellettuali e ovviamente abbiamo dovuto tutelare queste proprietà, quindi abbiamo richiesto il deposito del patent sia in Italia che in Europa che negli Stati Uniti, così come quello del design industriale, cioè abbiamo registrato la forma della guida. Ovviamente abbiamo pensato a proteggere anche il nostro brand e quindi abbiamo registrato tutti i prodotti che hanno l'acronimo Cephi a livello europeo ed americano. Sono stato contattato da Cephiline per portare questa azienda a un livello qualitativo molto elevato. Per far questo abbiamo cercato di impiantare un sistema di qualità rispondente all'attuale normativa di settore, la ISO 13485. Questa normativa garantisce che l'azienda possa produrre i suoi dispositivi nel migliore modo possibile, riducendo i rischi per il mercato e per il paziente a livelli minimi. Tutto questo è stato particolarmente sfidante a causa delle ridotte dimensioni aziendali, ma malgrado questo siamo riusciti a ottenere la certificazione in breve tempo dall'ente notificato ICIM 0425. Ma ben presto capiamo che la medicina autologa ha tantissime applicazioni ed è una delle, delle terapie più promettenti nel campo della medicina. In ortopedia si utilizzano le cellule staminali mesenchimali per il trattamento fondamentalmente di quelle che sono le lesioni della cartilagine e le lesioni anche per i tendine. Ho avuto degli enormi successi anche in termini di rigenerazione tissutale, ma soprattutto di soddisfazione del paziente, quindi con riduzione della sintomatologia, utilizzando le cellule staminali mesenchimali sia a livello articolare che a livello peritendineo. La metodica che ho preferito prevede l'utilizzo di una guida che ci permette di essere estremamente sicuri, di non rischiare nulla, di non approfondirci all'interno del tessuto che è al di sotto del sottocute che a noi interessa e che quindi ci permette di prelevare il tessuto adiposo e quindi di decantare quelle che sono le cellule staminali che poi verranno infiltrate all'interno dell'articolazione o in sede peritendinea con una semplice infiltrazione. Da anni mi occupo di medicina estetica e non mi è parso vero circa 2 anni fa quando Alessandro mi ha presentato questo kit per l'estrazione delle cellule staminali, molto utile e molto importante per un medico estetico che è molto facile da utilizzare. Mi ha cambiato la vita nel mio ambulatorio e l'ha cambiata anche quella dei miei pazienti, che nel momento in cui ho cominciato a proporlo una volta, 2 volte, 3 volte, le pazienti stesse arrivano nel mio ambulatorio e mi richiedono di rifare questo trattamento. Di estrazione semplicissima, perché fino a 2 anni fa non avrei mai pensato di fare un'estrazione di cellule adipose e di riniettarle nel volto delle pazienti. Oggi, ringraziando Alessandro Gennai, devo dire che questa è diventata una metodica che è entrata nel mio ambulatorio e che mi permette di dare quel qualcosa in più alle mie pazienti che mi differenzia. Esistono molti contesti per l'utilizzo delle cellule staminali in chirurgia della calvizie. Abbiamo iniziato a utilizzare le cellule staminali nelle lesioni cicatriziali e abbiamo osservato che questo utilizzo ha permesso di avere un miglioramento della qualità del tessuto che si è trasformata dopo in una ricrescita più rapida dei follicoli trapiantati. Ma perché è così importante avere un sistema standardizzato e semplice? Bene, la spiegazione è presto detta.
La chirurgia della calvizie non è più una chirurgia riservata al chirurgo plastico, ma è una chirurgia che è diventata, grazie alla tecnica FUE, una chirurgia più semplice. Vuol dire che in questo ambito sono entrati numerosi medici che non hanno lo stesso background chirurgico di un chirurgo plastico, che non hanno la stessa familiarità con cannule e strumenti per liposuzione. Di conseguenza, per loro, utilizzare un sistema guidato ha enormi vantaggi. Hanno quindi la possibilità di utilizzare questa procedura in sicurezza, pur non avendo un background alle spalle di chirurgia plastica, perché è una procedura semplice che permette di andare all'interno dei piani sicuri e permette di estrarre il giusto quantitativo. Basta poca pratica per raggiungere una notevole dimestichezza e un buon utilizzo delle cellule staminali. I risultati sono evidenti. Abbiamo appena pubblicato un report di oltre 40 casi di pazienti trattati su lesioni cicatriziali e questo è estremamente importante. Sono lieto di far parte di un'iniziativa italiana, sono lieto di far parte non soltanto del momento attuale ma degli sviluppi che verranno in futuro, perché sono convinto che più proposte saremo in grado di fare al paziente al momento giusto, più saremo in grado di mantenere gli obiettivi del paziente e farli nostri. La sindrome genitourinaria si presenta con secchezza vaginale, bruciore, disturbi durante il rapporto sessuale come dolore nella penetrazione e in alcuni casi anche incontinenza da stress o da urgenza. Tutti questi sintomi sono legati alla mancanza degli estrogeni che, mentre inizialmente danno soltanto dei disturbi soggettivi come quelli che abbiamo descritto come disturbi immediati, quindi vampate di calore, disturbi del sonno, e col passare degli anni invece provocano un assottigliamento della mucosa vaginale così come della pelle, della cute, con scomparsa delle pliche mucose vaginali e quindi con secchezza del tessuto e mancanza di idratazione. Esistono dei trattamenti, fino a qualche tempo fa utilizzavamo soltanto terapie sintomatiche, quindi terapie mediche come ovuli, creme, gel lubrificanti. E le nuove frontiere della medicina ci hanno permesso di utilizzare terapie innovative come il laser a CO2 o a erbium e la carbossiterapia. Da ultimo abbiamo l'utilizzo di cellule staminali mesenchimali che sono autologhe, cioè ci curiamo praticamente da sole con le risorse del nostro organismo. Il laser e la carbossiterapia agiscono, così come le cellule staminali di origine mesenchimale, sul collagene proprio della vagina, della mucosa, della sottomucosa e sull'elastina. Hanno però la caratteristica di dover essere ripetuti nel tempo diverse volte prima di dare dei risultati. E le cellule staminali di origine mesenchimale invece già dopo il primo trattamento danno un notevole miglioramento della sintomatologia e una tangibile riduzione dei disturbi. Io personalmente utilizzo il Cefigin, le cellule staminali di origine mesenchimale, li troviamo nel tessuto adiposo, dove c'è più o meno uno strato di tessuto di 2 cm per poter prelevare questi cluster, cioè questi piccoli frammenti di tessuto utilizzato per l'impianto. Io mi occupo dell'impianto a livello dell'introito vaginale, della mucosa vaginale e della vulva nei casi di lichen e di atrofia vulvare. La terapia autologa che sfrutta le capacità rigenerative dello stromal vascular fraction, delle cellule mesenchimali presenti nel tessuto adiposo microframmentato, è una realtà importante con una grande potenzialità di sviluppo in tutte le specialità mediche.